Uno dei problemi emergenti in questo periodo nella città di Fano è lo stato del canale Albani. Il canale Albani è in secca e mostra uno spettacolo indecoroso, pieno di fango, di rifiuti, di melma. È anche una situazione critica per quanto riguarda la vivibilità della fauna. Che cosa si sta facendo? Allora, subito mi sono interessata, dato che sono arrivate segnalazioni, a parte l'emergenza idrica è visibile a tutta la siccità del canale, ma sono arrivate anche diverse segnalazioni dai cittadini, anche delle associazioni. Ieri è stata promossa una riunione tra tutti quelli che sono gli attori di questa vicenda. Innanzitutto noi come comune, ho convocato anche l'assessore Curzi, e poi anche l'Enel, i dirigenti Enel, ASET e la Protezione Civile in particolare. Per vedere intanto, verificare, fare innanzitutto un punto della situazione, ma verificare soprattutto lo stato di benessere degli animali. Intanto si è verificato che il protocollo che è stato stilato nel 2022 viene applicato, quindi ognuno fa la parte che deve fare. E stamattina mi sono recata personalmente a fare un sopralluogo perché era stata denunciata una situazione di grave pericolo per gli animali, ma anche di una situazione indecorosa. Faccio presente che a gennaio è stato già fatto ripulire dall'Enel il canale, quindi in realtà stamattina abbiamo trovato non tantissimi rifiuti, però si sta provvedendo alla rimozione. Per di più si stanno anche pulendo le canne che ci sono lungo il percorso, quindi cercare di coniugare sia il decoro, perché siamo una città a vocazione turistica, ma anche il benessere degli animali. Che cosa si sta prelevando dal canale? Quali sono i rifiuti? Allora, abbiamo trovato come al solito dei pneumatici, poi c'è una bicicletta, un monopattino e abbiamo trovato una sedia di un ufficio, quindi queste sono state. E poi in realtà qualche ramo, un ramo più importante, ma veramente non era poi granché, e qualche oggetto di plastica. Esistono ancora delle pozze di acqua per gli anatidi in particolar modo, perché è stato rilevato che gli anatidi non vanno nelle vaschette che vengono predisposte dalla Protezione Civile quando il fiume è completamente in secca. Il canale è completamente in secca e quindi loro giornalmente verificano il livello di queste pozze, per cui non appena dovessero assolutamente prosciugarsi interviene la Protezione Civile. Per l'alimentazione invece se ne occupa l'associazione Canali Albani Progetto Ugo e poi invece per la pulizia se ne occupa l'Enel, che viene aiutata anche dalla Protezione Civile.